got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. Show TV. Amici di Byshow, benvenuti in questa nuova puntata. Siamo alle porte di Milano. Oggi incontreremo il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Lagnoni. Pedaleremo nelle nostre zone e nelle sue zone e vi racconteremo un attimino i suoi progetti, la sua storia e poi il nostro territorio. Seguiteci perché è una puntata speciale. Danilo. Ciao Cordiano. Come stai? Bene, dai, bene. Intanto partiamo subito con complimenti perché presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Lagnoni, una grande vittoria. Cordiano, dopo le elezioni, dopo tanto tempo, ti rimettiamo in bicicletta, ti rimettiamo. Sì, la prima uscita ufficiale. Sì, è passato più di un mese dalle elezioni, ma forse più di tre mesi dall'ultima uscita che avevamo fatto insieme, che era l'ultima uscita proprio in bicicletta che avevo fatto. Una campagna, quella per l'elezione, una campagna comunque impegnativa, una battaglia con gli avversari, però una vittoria che Cordiano ti ha dato grande soddisfazione e poi c'è stato un appoggio anche nel senso di tanti personaggi del mondo del ciclismo importanti che ti hanno stimato e ti hanno benvoluto nella campagna, giusto? Sì, è stato un avvicinamento alle elezioni molto intenso. Però credo abbia dato agli elettori la possibilità di scegliere perché per la prima volta c'erano tre candidati diversi da quelli che solitamente invece c'era di solito un avversario contro Di Rocco negli ultimi quattro mandati, per cui è stata una campagna molto intensa. Io ho avuto, come hai detto tu, l'appoggio di tanti amici. Io credo che abbia prevalso un po' la linea che ho intrapreso, che è stata quella delle proposte e non delle proteste. La tua famiglia è sempre stata una famiglia, intanto penso che il suo papà Mario sia soddisfatto e credo che sia una grande emozione vedere cosa hai ottenuto. Una famiglia che ha vissuto sempre nel mondo del ciclismo proprio dagli inizi, quindi da sponsor al team, la squadra dei dilettanti è corso, poi diciamolo perché Cordiano ha corso sempre, anche forte, ha vinto. Se fossi stato forte avrei fatto una carriera diversa, però diciamo. Però le tue belle soddisfazioni e con corridori, signori corridori, perché il periodo lì c'era Bugno, c'erano tanti, quindi c'è corso insieme anche. Quindi anche quella è stata una soddisfazione veramente di famiglia. Sì, come hai detto tu, io sono nato nel ciclismo e ho fatto un po' tutti i passi, atleta, tecnico, organizzatore, pilota d'erni, no? Sai che poi questo mi ha dato anche forse più soddisfazioni di quelle che ho ottenuto da atleta, però... Presidente della Federazione Lombardia anche. Sì, poi in Lombardia ho fatto Lombardia. Consigliere, il vicepresidente, il presidente, ho fatto un po' tutti i passaggi, è stato... Credo un avvicinamento graduale che ho fatto con tanto lavoro, tanta passione e tanta umiltà, direi, perché ci è voluto del tempo, però mi ha consentito di costruirmi delle competenze fatte con l'esperienza. Come hai detto tu, mio papà sarà orgoglioso, io quando ogni tanto dico a qualcuno chissà se mi avesse visto in questa posizione, la risposta è sempre la stessa, guarda che lui ti vede, per cui sarà orgoglioso da lassù e mi fa piacere. Oggi, Cordiano, poi ci racconterai tante cose, pedaliamo nelle nostre zone, quindi facciamo sano cicloturismo, quello che è il nostro, ormai il nostro stile. Sì, quello che ho anche sempre proposto durante la campagna elettorale è un ciclismo più in sicurezza, per cui oggi noi pedaleremo sulle nostre strade di campagna, fuori dal traffico, belli tranquilli, rilassati, faremo due chiacchiere. Bene, quindi seguiteci.
le nostre strade bianche, quelle della esatto. nostra zona, della esatto. nostra provincia di Milano. Quindi andiamo, andiamo, andiamo per là. Paradiso, e poi per noi comunque è veramente una, per i ciclisti è un posto bellissimo dove pedalare, e questo sterratone. Poi uscire di casa senza fare un metro di strada trafficata, credo che sia per un appassionato della bicicletta il massimo. Ecco Diano, tutto quello che sono i programmi che credo che in questo momento la pianificazione, insomma, la organizzazione, perché partite con un nuovo team, con dei collaboratori, giusto? No? Sì, lo staff tecnico non è cambiato, perché mi sembra corretto che fino alle Olimpiadi non si faccia niente, ma comunque non vedo grandi criticità, per cui ci sarà magari qualche inserimento, qualche piccolo cambiamento, ma poche cose. E quello che è importante è invece lavorare su altri aspetti. Noi stiamo spingendo molto sulla comunicazione, perché abbiamo analizzato quello che è il valore della bicicletta oggi in generale, ma anche della nazionale, della maglia azzurra, a nostro avviso non è comunicato a sufficienza, non è valorizzato, per cui lavoreremo molto sotto l'aspetto della comunicazione e del marketing. Attivi anche con questi strumenti moderni, social, eccetera, credo sia un vantaggio per tutto il movimento. Poi noi coinvolge i giovani anche. Sì, ma noi dobbiamo essere la casa del ciclismo, cioè per cui tutta anche questo fenomeno del ciclismo lento, che adesso è diventato il nostro. Di moda. È il nostro, esatto, vedi come andiamo lì. Però è un bene per la bike economy. Pensa che in Germania la bike economy vale 5 volte quella dell'Italia, ma noi in Italia avremmo qualcosa di meglio da dare, da offrire dal punto di vista del territorio, della cultura, della storia, dell'enogastronomia, dei paesaggi. Cioè noi
non riusciamo a sfruttare questa combinazione bicicletta. Infatti adesso ho fatto un incontro al Ministero del Turismo per vedere di combinare la parte sportiva nostra, bici turismo, ludica, con il turismo. Certo. Così sarebbe un bel connubio. Sì, un bel connubio. Diciamo dove siamo, qui siamo lungo la Muzza, quindi direzione Lecco, diciamo che sarò da Lecco lontano, Lecco. Esatto, Lecco un po' più di là, quindi. Però questa strada, questo sterrato, diciamo questa ciclovia, può portare fino anche a Lecco, sulla via poi di da Cassano d'Adda in poi la via di Leonardo, che è stata bellissima, molto. Però qui siamo in uno veramente nel verde, fuori dal traffico, e adesso andiamo in direzione Marzano da Dino, il nostro amico da Gino e Teresa. Ma lo sai che Gino e Teresa è del 1700, quella cascina, quella trattoria? Quindi, ma infatti quando si va a mangiare lì però si respira un po' di aria di una volta, anche i piatti sono tipici proprio nostri lombardi. Sapori antichi ma sempre di grande qualità. Quella cosa del sapore di antico, di storia, c'è sempre stato anche da te. Adesso però andremo a trovarlo, ci sarà il cammino acceso, sarà. Sì, dopo vedete. L'atmosfera è sempre quella. Intanto ci gustiamo magica, questo magica. Paesaggio, ci gustiamo questo verde e corri. Tu hai iniziato a correre, diciamo, nel giovanile, hai iniziato subito da giovane. No, non proprio giovanissimo, perché allora c'erano i primavera, ma mio papà non voleva tenermi la voglia di correre per, e ho iniziato il secondo anno da esordiente, per cui avevo 14 anni, ho
ho iniziato, sì, non ho vinto ad esordiente, ho fatto il secondo posto, poi sono passato allievo, il secondo anno allievo ho iniziato a vincere, poi da juniores ho avuto delle annate importanti, perché da juniores poi ho vinto su strada, ho vinto il campionato italiano indoor, dietro motori, correndo con i dilettanti, io ero juniores, sono vinto con i dilettanti, sono stato in nazionale e ho avuto delle belle soddisfazioni. Poi da dilettante sono stato un corridore mediocre, anche lì sono stato in nazionale diverse volte, della pista tante volte, ho fatto anche qualche gara a tappe con la nazionale della pista, su strada ovviamente, però poi a 25 anni ho deciso che forse era meglio entrare nell'azienda di famiglia e dedicarmi al lavoro, e il ciclismo ho iniziato a praticarlo col Berni o comunque a dedicarmi sotto altri aspetti. Così sì, poi c'è un legame forte proprio trasmesso a papà Mario col discorso pista, Berni, Steyr, tutto quello che tra l'altro poi tu hai in azienda, avete anche il museo che ricorda tutta questa storia. Sì, sì, in effetti papà ci ha trasmesso, dico ci ha trasmesso perché anche mio fratello Christian, lui ha iniziato a 16 anni a guidare le moto degli Steyr, e molto prima di me. Poi per una coincidenza, durante una 6 giorni c'era bisogno di un allenatore all'ultimo momento, mi hanno buttato sul Berni e lì è iniziata la mia carriera, che poi comunque mi ha dato tante soddisfazioni perché ho vinto 10 campionati italiani con 10 atleti diversi, ho vinto 3 campionati europei, altre medaglie europee, per cui è stata un'esperienza importante, anche perché la facevo durante la mia militanza, diciamo, durante il comitato regionale, e di conseguenza era un modo per star vicino proprio all'attività dei corridori. Io ho sempre avuto come componente delle mie opere sempre la passione. Andiamo destra, puntiamo verso Marzano, verso Merlino. È una passione che comunque ha portato grandi soddisfazioni, Coriano, e soprattutto anche l'esperienza, perché comunque sei a contatto con gli atleti, col Berni, è importante anche proprio la sintonia con i corridori, e anche perché andate a velocità importanti. Il pilota Berni per il profano sembra sia solo quello che taglia l'aria, in realtà è molto importante perché c'è tattica. Sì, io faccio sempre l'esempio del salto ostacoli, dove è il cavallo che salta, ma il cavaliere è importante perché dà le traiettorie, i tempi, e lì è la stessa cosa. Quindi il Berni è molto tecnica, anche perché spiega anche tante volte proprio il discorso di mettere al vento gli avversari, perché c'è la dinamica. Sono quelle dinamiche che non si vedono, perché i venti tu non li vedi, però sono molto importanti, la strategia. Ogni tanto io dico che è un po' come giocare a scacchi, no? Se sbagli la mossa ti mangiano, per cui l'allenatore Berni è importantissimo. Infatti io mi vanto di aver vinto sempre con atleti diversi, vuol dire che qualcosa conta, ci mettevo anch'io. È importante. Il Berni è dovuto rinunciare un pochino, poi quando sei diventato presidente della federazione della regione Lombardia è dovuto un po' rinunciarci, o sei riuscito comunque a... Finché ero presidente in Lombardia me l'hanno concesso, ovviamente adesso non posso più, per cui è un sacrificio che devo fare, perché comunque sono emozioni, sai, che quando sei lì comunque... Io sono ancora campione europeo in carica, perché ho vinto nel 2019 con Marta Cavalli il primo campionato europeo donne a Pordenone, poi nel 2020 non l'hanno fatto, per cui per adesso sei in carica ancora... 2 anni. Però sai benissimo che quando sali su un podio ti mettono l'inno e ti mettono una maglia, è sempre una bella emozione. Ovviamente adesso in questo ruolo godrò delle emozioni che gli atleti italiani spero mi faranno avere salendo loro sul podio. Adesso noi ripartiamo per andare a Dino, ma alle nostre spalle, ragazzi, dove si è sposato? Perché sì. Coriano, lì è il Gardino, diciamo. Sì, quasi ormai 29 anni fa, sì, mi ero sposato è lì. È il luogo del matrimonio, quindi c'è tanto di della vita, della propria vita. Tra l'altro con un matrimonio anomalo, no? Perché ti ricordi? Sì, me lo ricordo. Con mio fratello, per cui
due matrimoni in un colpo solo. Bello, bei tempi, dai. Andiamo avanti nella nostra pedalata, via, si va. Sally, I'll take it Sue. We're going to rock away all our blues. Come on. Allora ragazzi, qui siamo San Giovanni in Calandrone. Questo è l'unico santuario che c'è in Lombardia dedicato a un santo uomo, perché tutti i santuari sono tutti dedicati alla Madonna Maria, e questo è l'unico in Lombardia. Corriamo. Vedi che andare in bicicletta si impara anche qualcosa. Questo è a un chilometro da Dino, dalla trattoria di Dino, che adesso andremo a salutare. Possiamo salutare il nostro checkpoint, noi arriviamo da Dino e lì poi è il punto di ristoro. Io lo chiamo l'osi del ciclista, perché quando facciamo i nostri giri è importante anche quello. No, bisogna avere un obiettivo, no? Il nostro obiettivo è arrivare là. Quindi proseguiamo qui, come vedete, questo bellissimo santuario. Noi continuiamo la nostra pedalata e poi aumentiamo l'andatura. Arrivati da Dino. Ciao, ecco. Dino. Ciao. Grande Dino. Buongiorno. Allora. Buongiorno. Presidente, buongiorno. Ma che bella sorpresa, bene. Allora ragazzi, mi metto di qua, dai. Allora, siamo arrivati da Dino. Qua è l'osi del ciclista. Quindi Dino è ciclista. È ciclista. Cordiano, ex ciclista. Tutti ex. Però la passione per la bicicletta è 100%, quindi quella non va mai via, giusto? Non è ex quella, non è ancora, no, ancora viva. Quindi adesso andiamo all'interno, così facciamo due chiacchiere col presidente. Va bene. Siamo pronti, Dino? Il cammino è acceso? Il cammino è acceso. Allora ci vediamo dentro. E il salame anche è già pronto per due fettine. Noi ragazzi siamo... Ormai non facciamo più diete noi. Carinetto. Qua il cammino accende dei ricordi belli che abbiamo vissuto, e la tua famiglia ha vissuto poi in modo ancora più importante. La cascina. Ma comunque torneremo a riviverla, appena si potrà tornare a fare i gruppi, ma la cascina è stata veramente la sede di tante feste che mio papà, sai, lui amava organizzare queste feste con tanti amici che poi erano anche strategiche per il lavoro, perché sai, poi nelle feste poi si facevano anche amicizie importanti, per cui... Lì c'è proprio il cuore del ciclismo, possiamo dire, perché sì. Tutti i corridori campioni, cioè da Bugno e tantissimi altri campioni,
nella cascina, c'hanno il cuore anche. Sì, ma questi poi sono i campioni della nostra generazione, ma certo. Con mio papà sono passati tutti i campioni precedenti. Del passato, ma poi non solo del ciclismo, perché non so, Berzot era di casa. Ci sono stati campioni olimpici di tante altre specialità, che motociclismo sono... anche. Sì, ti ricordi la festa che avevamo fatto con tutti i motociclisti che erano arrivati? L'ha ricordato Giannola, il nostro amico Giannola. Esatto. Tutti i campioni, io penso che la cascina veramente è stato un punto veramente importante, proprio perché io credo che poi a tavola e quindi siamo pronti. La convivialità dà quel sapore diverso alle amicizie. Allora, noi non vogliamo farvi invidia, però Camino, trattoria del 1700, ragazzi, con vino è qualcosa di speciale che si vive. Questa è la bicicletta. Lo dicevamo prima in bicicletta, l'atmosfera che si respira qui è un'atmosfera diversa che consente di lasciarsi andare, di parlare proprio. Vivere la bicicletta. Spontanei, tranquilli, poi si vive. Si rivivono spesso i ricordi di gioventù, si diceva prima che quando ci si trova con grandi campioni che hanno vinto Giri d'Italia, campionati del mondo, ma quando ci si ritrova si parla di quando si era allievi, juniores, si parla di queste... primavera! Esatto, tutte quelle cose fatte da ragazzi in modo spensierato che poi restano nei ricordi, sono ricordi bellissimi. Beh, trasmettere la passione per la bicicletta e poi noi adesso ci accomodiamo così siamo pronti anche. È uno dei punti, ecco, uno dei punti importanti è veramente anche il trasmettere la bici proprio come passione, cioè la bicicletta può essere fatta agonistica, può essere fatta come turismo, come salute, è proprio un modo. Poi in questi periodi che c'è stato il discorso del lockdown, queste cose qua, a livello psicologico la bici è un aiuto importante per le persone proprio per star bene. Vieni Dino, siediti con noi. Sì, questo è un periodo direi strategico, magico forse per la bicicletta, perché noi dobbiamo sfruttare un brutto momento, che poi spero resterà anche un brutto ricordo, però come un'opportunità, perché adesso la bicicletta in tanti hanno scoperto la bicicletta come uno strumento di libertà, di benessere, e noi dobbiamo sfruttarlo, noi anche come federazione, noi dobbiamo essere la casa dei ciclisti e del ciclismo in generale, per cui dobbiamo riuscire a captare tutta questa passione, questo interesse che arriva anche da persone che fino a poco tempo fa non consideravano la bicicletta certo. Come... Siamo ritornati con la bici, è tornata un po', credo, noi non l'abbiamo vissuta perché siamo giovani ragazzi, quindi però il dopoguerra la bicicletta è stato un mezzo importantissimo, perché per il lavoro, per l'economia, con il periodo che c'è stato un po' della crisi economica, questo il Covid che ha messo in la bici, è tornato un mezzo proprio utile alla gente, importante per la gente, è tornato anche la mobilità urbana adesso è considerata molto per l'ecologia, l'ambiente, per cui abbiamo visto già il bike sharing come ha preso piede. E poi da lì uno poi inizia, si appassiona, poi magari prende la bicicletta di primo livello, poi quando comincia, perché sappiamo tutti che, no, che andare in bicicletta si fa tanta fatica, soprattutto come me, se rinizi, ma poi quando vai, più vai e più hai passione, perché più viene voglia di andare. Ti piace, esatto, per cui la passione viene, come si dice, l'appetito viene mangiando, e qui abbiamo... E qui siamo quasi pronti, poi... Diciamo che pedalando... viene l'appetito. Esatto. Poi qua siamo a Dino, io dico sempre Dino, questa è l'oasi del ciclista, giusto? Certo. Trattoria Gino Teresa, l'oasi del ciclista, quindi punto importante, perché qui passano i stradisti, i mountain biker, quindi si fermano a bere il caffè, quindi è importante anche... Ma perché sanno che oltre alla qualità c'è anche l'amicizia, no? questa atmosfera. Dove la trovi? Esatto. Dove la trovi? Dino. Sì, siamo in un buon punto anche nella zona del Parco Adda Sud, nella zona di Rodi, dove ci sono percorsi adatti a tutti, anche alle famiglie, con logicamente le bici elettriche e le rive del fiume. E noi sì. Per gli appassionati. Sì. Okay. Siamo percorsi sempre nuovi. E parlando proprio di questo, del bike sharing, delle bike, adesso è arrivata le bike, che è importantissima perché ha messo in bicicletta tutti. Cioè, è importante far capire che la bici con le bike, poi per chi non è mai andato in bicicletta può fare bicicletta anche loro e visitare i territori, i posti bellissimi,
senza andare in macchina e quindi non inquinando e senza problema di parcheggi, quindi tante cose importanti. In questo passaggio adesso come presidente della federazione tu arrivi anche da una grande esperienza come imprenditore, perché hai avuto sempre la squadra di famiglia, la squadra importante che ha veramente fatto tanto nel ciclismo, il Derni, la pista, federazione, però l'azienda... Però per mangiare bisognava lavorare. E diciamo che lì c'è una grande esperienza di lavoro, perché tu amministri l'azienda di famiglia, e se, però anche lì hai fatto i vari gradini nell'azienda. Sì, non vorrei tediarvi perché questo è un racconto ancora più lungo di quello ciclistico, però sì, con il papà ci ha sempre tenuto in contatto con l'azienda anche da ragazzini. Io mi ricordo con molto piacere quelle vacanze trascorse in officina, poi magari nelle pause a mangiare con la schiscetta, con gli operai, però sono state esperienze che mi hanno consentito poi, quando sono diventato più grande, ho iniziato a gestire l'azienda, di capire quali sono i sentimenti, quali sono i momenti anche che vivono i dipendenti della produzione, per cui io sono sempre stato molto attento a considerare tre elementi dell'azienda. Uno erano i clienti, ovviamente, perché servivano per avere gli ordini per poter lavorare, i fornitori, perché sono strategici, perché se non ti danno materiale tu non puoi produrre, e poi soprattutto i collaboratori, che ho sempre dato una grande attenzione per cercare di motivarli, stimolarli e gratificarli. Per cui questo è un lavoro che sto iniziando a fare anche adesso in federazione, perché la federazione di fatto è un'azienda, ha tanti dipendenti, e io credo che, pur essendo un ente pubblico, trattandosi di persone, di esseri umani, hanno bisogno veramente di uno stimolo e di una valorizzazione, quello che col nuovo segretario generale adesso faremo nel proprio futuro più prossimo. Sarà quello di fare una valutazione di quelle che sono le figure che abbiamo presenti, di chi sono le persone che collaborano, e cercare di fare in modo che possano rendere il meglio per questa grossa azienda che è la federazione. E io ho un ricordo quando correvo, poi, perché poi ricordiamo anche fratello Sergio, Cristian, quindi i tuoi fratelli, però io mi ricordavo quando correvo che venivo in azienda, che c'era anche Sergio giù in produzione a lavorare, quindi papà Mario mi aveva fatto fare proprio un'esperienza per far capire proprio cos'è un'azienda e cos'è la fatica anche degli operai, proprio per capire le problematiche e far funzionare meglio la vostra azienda, che è sempre una grande azienda, quindi questo è stato importante. No, ma assolutamente, io oltre ovviamente a essere grato a mio papà per quello che, per il percorso che mi ha fatto fare, per come mi ha fatto crescere dal punto di vista lavorativo, devo dire grazie oggi anche ai miei fratelli, perché se io posso concedermi lo spazio nell'agenda che ormai è predominante per fare il presidente, e anche grazie a loro che invece sopperiscono la mia mancanza nella gestione delle attività di famiglia, per cui siamo un bel gruppo, e credo essere tre fratelli che vanno d'accordo sia una grande forza. Dopo parleremo della famiglia, però secondo me salame va gustato adesso, sì, Cosa dici di è arrivato il momento. È arrivato il momento. Proprio di partire. E ci assaggiamo, io dico sempre, ci assaggiamo il vinello, che è un vino Moser. Ah, bene. Per stare in tema ciclismo, vino Moser, quindi... Garanzia di qualità. Eh sì, con Francesco, poi Ignazio adesso che, non come corridore, ma sta portando avanti comunque l'immagine del ciclismo, è importante anche quello con i social, perché comunque sta facendo pubblicità al nostro mondo. Il discorso che facevamo prima della comunicazione è importantissimo, perché la qualità del vino credo sia rimasta la stessa, ma Ignazio con la comunicazione è riuscito a farla conoscere. Io dico sempre che è importante il quadro, ma se c'è intorno una bella cornice, il quadro viene valorizzato, no? Perfetto. Quindi noi adesso ci facciamo un brindisi. Brindisi. Salute. Cin. E andiamo avanti con la nostra puntata. Sì. Allora continuiamo. Grazie.
ragazzi, Dino ci vizia, Dino. Un po' ci voleva, però lui è sempre esagerato. Ragazzi, adesso dobbiamo smaltire. Salame, formaggio. Dobbiamo smaltire. Andiamo. E ragazzi, ci sono anch'io, Dai. Ragazzi, vai. È pronto anche il Dino, ragazzi. Mi sa che troviamo anche degli amici sul percorso. Andiamo, vai. Sei pronto, Dino? Ci sono. Via. Riparte la nostra puntata e direzione, adesso torniamo verso casa con il nostro amico Dino che ci accompagna, con Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana. E ragazzi, viva il ciclismo, pedaliamo, mangiamo, beviamo e cicloturismo. Turismo, gli amici, si pedala nel verde, nella natura, il presidente e tanti amici, anche ex compagni di squadra, corridori, e racconteremo un po' anche questo ritorno nella nostra zona. Da Dino sono stati da Dio, va più bene, vale la pena passare in bicicletta e fare il giretto. E poi abbiamo incontrato anche i nostri amici anche di vecchia data, con cui abbiamo condiviso anche anni di gare, di sfide. E c'è anche qualche corridore vero, sì. Mimetizzato in mezzo al gruppo. E ad oggi hanno sposato come noi ciclismo lento. Guarda, è uscito anche il sole, giornata stupenda, bellissimo. Quindi sarà uno dei punti di forza comunque anche della federazione, proprio il cicloturismo, come dicevi. Sì, il cicloturismo e poi anche il fuoristrada. Calcola che sono dei tesserati agonisti, il 56% ormai è rappresentato da fuoristrada, per cui sarà importante, l'ho sostenuto anche dal punto di vista che dicevamo prima della comunicazione. Io conto di valorizzarlo molto perché è un settore che merita davvero. Quindi mountain bike, ci saranno collaboratori importanti anche, quindi novità pian piano col mondo, proprio a livello proprio generale. Tutto dovrà essere adeguato, perché crescendo il movimento bisogna far crescere anche le strutture, però ripeto che è un settore in grande crescita, e proprio ma anche perché rappresenta quello che stiamo vivendo noi adesso, la sicurezza, pedalare in libertà, in sicurezza, godersi il territorio e gustare proprio la parte bella, senza il timore dei rischi che purtroppo si hanno su strada. Anche per mettere in bicicletta i ragazzini, i giovani, i ragazzini che evitano il traffico, che possono allenarsi. Ma anche veramente come attività promozionale è il massimo, l'avvicinamento con l'aspetto ludico che prevale su quello agonistico. Cordiano, la passione è la cosa principale che c'è. Noi, proprio da quando abbiamo preso in mano la bicicletta. È l'ingrediente principale della ricetta per fare del bene per i ciclisti. E qual è l'emozione quando adesso è debuttato a Milano Sanremo? Milano Sanremo è la storia del ciclismo, e debutti come presidente e dai il via alla classica di primavera. Qual è l'emozione? Una grande emozione, perché io non ho mai mancato una partenza alla Milano Sanremo, e mi ricordo quando
mi dovevo fare largo in mezzo agli spettatori per andare a vedere da vicino i corridori, e adesso essere lì con la bandierina in mano insieme a Cairo a dare la partenza, credimi, è un'emozione non da poco. È un po' una vittoria anche di soddisfazione. Sì, è quella parte di onore in mezzo a tanti oneri, ci gustiamo. Adesso andando avanti poi facciamo pedalare un po' più forte, da pedalare da lenta un po' più veloce. Almeno cominciamo a smaltire quello che abbiamo mangiato da Dino. Vai. Il gruppo si tira al collo, bisogna bloccare la forcella perché quando scatto perdo troppa potenza. Di bloccarla. Bloccarla. Ragazzi, noi abbiamo anche la miss, presidente, abbiamo la miss, quindi chiamiamo Miriam. Miriam, vieni. Grande Miriam. Non fatemi girare. Rallenta, troppo. Rallenta. No, Miriam, sei la nostra miss, sei il presidente.
Che onore, ragazzi. Mi sembra un minimo premiare il presidente per la vittoria delle elezioni. Cosa devo fare? Non fatemi schiantare contro il palo, però. Il faccio della missi in bicicletta è pericoloso, eh. Lei bacia, non saluta, lei bacia. Quote rosa, avvicinatevi al ciclismo. Grande. Ecco, se no quando si va sulle strade stiamo in fila indiana, tutti sulla destra per la sicurezza. In questo momento qua non c'è nessuno, sono strade secondarie, quindi siamo un po' più liberi. Vai su. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao ragazzi. Io vado con... accompagni, lui accompagna, noi rientriamo. Vado giù da mia sorella, all'altro ristorante. Vai dalla Rosa. Vengo a casa da Crema. Bene, questo è il nostro gruppo. Ciao ragazzi. Ciao. Buon lavoro. Grazie. Bene. Cordiano, siamo arrivati, il nostro giro l'abbiamo fatto un bel giro, abbiamo incontrato anche i nostri amici, siamo stati da Dino, spero che ti abbiamo regalato come bike show una giornata anche di relax e con gli impegni che hai, perché tanto ti ringraziamo perché sei immerso negli impegni in questo momento, tutti ti vogliono alle gare, agli eventi, giusto? No, io ringrazio te perché mi hai regalato appunto questa giornata in bicicletta, mi sono rilassato, mi sono divertito, ho incontrato gli amici che probabilmente senza questa tua organizzazione avrei incontrato, per cui mi ha fatto molto piacere. E niente, adesso siamo ritornati al punto di partenza, io sono vicino a casa. Oggi pomeriggio mi metto a gustarmi il pomeriggio sportivo sul divano, per cui oggi è veramente giornata fantastica, direi top. Beh, inizia i periodi delle gare, qua siamo in pieno con le gare adesso. Dopo la Sanremo con il Nord, le classiche del Nord, gare italiane. Le classiche del Nord. Coppie Bartel c'è stata, quindi esatto. Tante gare italiane. Quindi sarai presente a tantissime gare. Sì, io sono stato appunto alla Coppie Bartali, per la quale voglio evidenziare il grande sacrificio e sforzo degli organizzatori, perché si danno da fare con dei risultati eccellenti. Poi purtroppo non hanno la meritata visibilità anche sui giornali sportivi, non viene dato risalto a quello che loro fanno con grande professionalità e impegno, e dal punto di vista della mia posizione io anche su questo vorrei lavorare per dare appunto maggior risalto e visibilità a quello che è il lavoro di questi piccoli organizzatori che però fanno un grande lavoro. Una cosa prima di chiudere, Olimpiadi, perché non abbiamo parlato delle Olimpiadi. Tra pochi mesi, perché ormai veramente non manca tantissimo, ci saranno le Olimpiadi, quindi seguire anche tutto quello che è l'organizzazione delle nazionali, degli atleti, però saranno due Olimpiadi il tuo mandato. Sarà l'unico, speriamo che rimanga e che sia l'unico caso nella storia, perché vuol dire che torneremo alla normalità e a vivere uno sport e una vita normale. Sì, tra le cose positive di un evento così brutto come quello della pandemia, c'è appunto questo fatto straordinario di avere in un quadriennio olimpico due Olimpiadi. Le prossime di Tokyo saranno, anche se senza pubblico, degli stranieri, avranno le restrizioni dovute a questa pandemia, però l'importante è che ci siano e noi come Italia cercheremo di essere protagonisti, abbiamo grandi aspettative soprattutto in alcune discipline. Però poi il lavoro è anche già in prospettiva delle Olimpiadi 2024 di Parigi, sul quale bisogna già lavorare con i giovani per essere pronti alle nuove sfide. Beh, nella storia Tokyo-Parigi saranno due capitali che saranno nel tuo cuore.
perché... Sì, sì, come abbiamo detto, è un progetto per cui quelle di Tokyo sfrutteranno il lavoro fatto in precedenza, per quelle di Parigi ci sarà già magari un lavoro impostato con questa nuova gestione, però le Olimpiadi sono proprio la ciliegina sulla torta, perché poi non dimentichiamoci che abbiamo parlato di tante cose, del ciclismo lento, della bike economy, di tanti aspetti della bicicletta, ma la mission della Federazione Ciclistica è quella di portare medaglie olimpiche e su questo speriamo che ci possa andare bene. E la sei giorni? E la sei giorni, questo è un sogno che diventerà realtà, ne sono sicuro, però è anche questo un evento importantissimo, perché ormai bisogna dare lo spettacolo, insieme alla parte agonistica, lo spettacolo, a sei giorni lo è sempre stato, per cui anche se si è persa questa cultura, ma all'estero c'è ancora, e Milano ormai è diventata una metropoli che non può non avere un evento del genere, per cui ci stiamo lavorando, conto nel 2022 di poter riportarla a sei giorni a Milano, proprio dove era nata, al Palazzo delle Scintille, dove appunto questa sei giorni aveva iniziato le prime edizioni. Tra l'altro, vediamo se dico una cavolata, Milano ha ancora il record dei spettatori col palazzetto della sei giorni, se non sbaglio a livello proprio... Questo non lo so, ma può essere, perché la capienza di quel palazzetto era veramente importante. Io mi ricordo, ho fatto anche qualche sei giorni da atleta e era solo da pelle d'oca entrare in pista a guardare quanta gente c'era sugli spalti. Il palazzetto, il Vigorelli, i santuari del ciclismo, quando si entrava è un'emozione, proprio... Il Vigorelli, anche solo con il profumo del legno quando entri, ti fa proprio tornare indietro nel tempo, quando il tempio del ciclismo rappresentava gli eventi più importanti con i campioni da Coppi, poi arrivare a Moser, insomma ne sono passati veramente tanti e la storia è stata fatta lì. Bene, io ti ringrazio Cordiano, ringraziamo il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, grazie mille. Grazie a te Danilo, grazie della bella giornata. Buon lavoro e in bocca al lupo per l'avventura, nuova avventura. Ne ho bisogno, grazie. E poi ci vedremo sempre con Bike Show, sempre in bicicletta e con la passione del ciclismo. Grazie a te e grazie a tutti i telespettatori di Bike Show. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until I blow up, and I can drink until I throw up, and I don't ever, ever want to grow up, I wanna keep Show TV.